maggior parte dei mezzi di trasporto arrivo funziona 24 ore su 24. Io personalmente ho la Rio Card, ora ve la mostro. Questa è la Rio Card per i giochi olimpici. Attraverso questa Rio Card è possibile appunto prendere qualsiasi mezzo di trasporto. Un biglietto unico. All'interno degli autobus, poco prima di entrare nell'area dove poi ci si siede, ci sono dei tornelli. Questo fa sì che tutti, ma davvero tutti, siano costretti a pagare il biglietto in un modo o nell'altro. La maggior parte dei conducenti sono molto cordiali e disponibili. Se si ha bisogno di aiuto, loro senza alcun problema lo fanno, anche quando non si tratta di una loro competenza, diciamo. Io grazie a loro molte volte mi sono salvata, devo essere sincera. Ah, per quanto riguarda le corse, ma sono molto frequenti, dunque è molto facile prendere un autobus e arrivare a destinazione. Chiaramente in questo periodo, quindi parliamo del periodo olimpico, le corse sono aumentate, diciamo che tutto funziona ancora meglio. Il capitolo taxi è abbastanza semplice, si dividono in taxi gialli e quelli diciamo ufficiali, e poi ci sono gli Uber, che sono dei veicoli condotti da privati. E niente, c'è un'applicazione, si chiama appunto Uber, dove tu, pagando tramite carta di credito, ti assicuri il posto e la corsa su questi Uber. Costano molto meno rispetto ai taxi gialli e sono molto sicuri. Saliamo insieme sull'autobus usando la Rio Car. Buongiorno.